Luca, Maria Arca vuole testimoniare quello che attraverso la preghiera il Signore ha fatto nella vita di suo cugino. Bacia a tutti. Quando c'era la conferenza a Roma, a me ho avuto un attacco. Quella di dicembre? Sì. Mio cugino entrò in coma, dove i medici declararono che non c'era più niente da fare. E io dissi: Signore, io mi occupo delle tue cose e tu ti occuperai delle mie. E io dissi vicino alla mia famiglia: io non mi associerò a voi, mi metterò in preghiera, perché Dio farà una via dove una via non c'è. C'era disperazione a casa tua, immagino. Ma proprio solo a fare la sala di animazione, perché sono 2 mesi che senza la rianimazione. Io sono venuta da Roma, mai entrata in vita mia nella sala di animazione. Ho pregato sul mio cugino, scacciato via ogni spirito di infermità. Lui ebbe una bella reazione, uscì fuori e disse: io sono sicura che il Signore l'ha guarito e domani mio cugino passerà al reparto. Gloria al Signore. Alleluia. Amen. Ogni volta che hai una notizia devi deciderti se accordarti a quella notizia o alla verità di Dio. Sapete, quando tu ti accordi alla verità di Dio, tu stai dicendo al soprannaturale di venire ad abitare nella tua vita. Amen. Per le sue lividure, per le lividure di Gesù sei stato sanato, sei stato guarito. Afferra nel nome di Gesù, nel nome di Gesù.